Come facciamo a scegliere i modelli? Questa è una delle domande che... Max. Una delle scelte più difficili che un podista italiano si possa trovare ad affrontare in questo momento è quella di quale scarpa comprare quest'anno. L'edizione americana di Runner's World, giornale prestigioso che parla di corsa, faciliterebbe in teoria la scelta. Ma in effetti la testata americana ha indicato ben 40 scarpe, ripeto 40 scarpe, preferite e migliori secondo il loro punto di vista. Se poi ci aggiungiamo che sul mercato sono presenti più di 200 modelli di quest'anno e dell'anno scorso e che a noi viene richiesto di recensire tutte le scarpe presenti, capite bene che per un podista amatore è molto difficile scegliere la scarpa giusta. Quindi noi ci siamo chiesti sostanzialmente due cose. Da un lato vorremmo indicarvi quale metodo vi consigliamo di utilizzare per scegliere le scarpe e dall'altro vorremmo raccontarvi con Andrea come svolgiamo le recensioni. Parleremo brevemente della scelta delle scarpe, però i commenti fanno intendere che comunque siamo davanti a un pubblico molto evoluto. Nei prossimi mesi, soprattutto se raggiungeremo i 3.000 iscritti, parleremo anche di come scegliere le scarpe in maniera dettagliata. Oggi vi lasciamo soltanto 5 suggerimenti. Il primo suggerimento è chiaramente quello di scegliere la scarpa più adatta alla vostra tipologia di corsa. Correre in movimento ripetitivo, la tecnologia utilizzata nelle scarpe permette in effetti di ridurre, almeno secondo le intenzioni dei produttori, il rischio di infortunio derivando proprio dal fatto che affrontiamo costantemente, ripetitivamente, lo stesso movimento per, tra virgolette, 180 passi al minuto. Questa scelta dipende chiaramente da voi, dal vostro modo di correre, dal vostro peso e da ulteriori caratteristiche fisiche che soltanto una persona esperta vi potrà suggerire. Quindi, se avete appena cominciato, il consiglio è quello di farvi suggerire da un negozio oppure da un esperto locale. Una volta scelta una tipologia di scarpa, però l'aspetto più importante è quello di stabilire se la scarpa vi va bene. In effetti alcune scarpe vanno bene a alcuni, ma per altri non sono assolutamente perfette. E quindi se una volta indossata la scarpa non siete nemmeno camminando in grado di sentirla bene al piede, non compratela, cercate qualcos'altro. Piccolo suggerimento: se dovete andare al negozio, il mio consiglio è quello prima di correre e poi andare a provarla, anche perché il piede tende a essere sollecitato durante la corsa e quindi una volta corso avete la possibilità di testare la scarpa al meglio. Se siete podisti alle prime armi e pensate di correre 3 volte a settimana, una scarpa all around, come la chiama Andrea, è suggerita. Nel caso contrario, se svolgete anche ulteriori ripetute, medi o allenamenti intensi, il suggerimento è quello di scegliere una scarpa adatta soltanto per correre questi allenamenti, mentre per gli allenamenti lenti suggeriamo di utilizzare una scarpa che in Italia viene definita a 3, che è sostanzialmente più ammortizzata e che quindi vi consente un rischio di infortunio ridotto. Ovviamente il prezzo di una scarpa è soltanto un fattore distintivo della qualità della scarpa stessa. Sappiate che probabilmente non tutte le tecnologie offerte da un particolare modello vi saranno necessarie. D'altro canto però è anche vero che il rischio di infortunio, soprattutto all'inizio, è abbastanza importante e di conseguenza noi vi suggeriamo comunque di comprare un paio di scarpe premium. Nelle nostre recensioni parliamo sempre di aspetti tecnici e tecnologici. Uno di quelli da considerare nella scelta della scarpa ovviamente è il drop, l'altro è l'altezza dal suolo e infine se la scarpa offre un elemento di stabilità oppure no nel caso in cui voi foste dei pronatori. Sappiate comunque che tutte queste scelte vi saranno rese disponibili da chi vi consiglia al negozio e nel caso in cui compriate su internet la cosa importante da sapere è se in effetti il distributore vi consente di restituire la scarpa nel caso in cui non vi piacesse. Ripeto, ne parleremo magari più in dettaglio una volta raggiunti i 3.000 iscritti. Per ora lascio la parola ad Andrea, con il quale discuteremo di come effettuare le nostre recensioni, che comunque a quanto sembra stanno sempre più piacendo ai podisti italiani e quindi vi ringraziamo. Una delle domande che ci hanno posto sul canale è stata quella di capire, visto che siamo arrivati alla 30ª recensione di scarpe, come facciamo, come prepariamo queste recensioni, come facciamo i test? Allora, la cosa bella forse era dirlo all'inizio, è giunto il momento di svelare un po' in retroscena. Niente, appena abbiamo la scarpa, se è una scarpa, anzi,
Le prime scarpe che abbiamo fatto praticamente le avevamo già in casa e sono stati praticamente dei video tributo perché, per dire, le Pegasus 36 le avevamo usate, strausate, anzi erano già andate in pensione da un po'. Le scarpe che arrivano nuove invece le usiamo per 100-150 km, 200 km, dipende dal tempo che abbiamo. Io mi sono puntato sempre le 100 miglia per le scarpe americane. E niente, cioè, ho notato tante scarpe nei primi chilometri ti sembrano super, dopo invece ti scadono un po', e invece certe scarpe, per dire l'ultimo esempio, sono state Pegasus 37 che mi avevano lasciato qualche dubbio alla prima volta che le ho usate, invece dopo nell'utilizzo quotidiano per 150 km e più sono cambiate nel loro assetto di corsa. Quali sono le tipologie di test che effettuiamo? Quando piove le testiamo, se piove, di solito si spera che nelle 2 o 3 settimane che le testiamo non piova, ma se piove ben venga per provare la scarpa. La proviamo sui lunghi, la proviamo su delle variazioni, le proviamo in pista, le proviamo a far ripetute su asfalto, ripetute lunghe, ripetute corte, sui medi, sui progressivi, le proviamo praticamente in tutte le salse, in tutti gli allenamenti che ci vengono in mente in quel periodo. È ovvio che se abbiamo una scarpa, magari che sappiamo già che è una scarpa solamente da gara, non la testiamo per fare i lenti perché è inutile, diventerebbe anche dannoso per noi. E se abbiamo una scarpa che sappiamo che solamente per i lenti, per carità, le proviamo, non su un allenamento specifico, per dire, se da quando ho provato le Nimbus non avevo bisogno di fare 10 volte 400 per capire se è una scarpa reattiva o no. Più o meno già si sente quando fai le variazioni di ritmo che non sono scarpe da velocità, per dire. Una delle domande che ci sono state poste sul canale è come facciamo a scegliere i modelli che poi testiamo. Ma diciamo che va a gusto, qualche scarpa la vediamo, ci ispira, la vogliamo provare, qualche scarpa ormai è rimasta negli annali, tipo la Pegasus, quindi ogni giugno appena esce la proviamo, e le altre invece dipende. Qualcuna ci viene richiesta sul canale se possiamo la prendiamo, e qualcuna la richiediamo alle case perché ci interessa provarle e recensirle. E a livello di marche? A livello di marche non mi faccio problemi perché anche quando ho iniziato a correre, qualsiasi scarpa che mi piaceva vedevo, la volevo provare, quindi guarda, non mi faccio problemi. Ho trovato delle scarpe Nike che mi sono piaciute, scarpe Nike che non mi sono piaciute, stessa cosa per le altre marche, quindi non mi faccio problemi a provare una scarpa o no rispetto alla marca. E invece a livello di durata, come facciamo a stabilire se la scarpa, può essere utilizzata per un certo numero di chilometri? Allora, diciamo che per la durata dell'ammortizzazione, ripeto, più o meno si riesce a capire se comunque la scarpa ci arriva agli 800 km per una scarpa lenta per i lenti, oppure per una scarpa da medio velocità se arriviamo ai 500 km. E invece per gli altri difetti strutturali, per dire la gomma che si consuma troppo velocemente, oppure la tomaia che si stacca dall'intersuolo, eccetera, eccetera, ce ne si accorge già nei 200 km. Comunque, fondamentalmente, se hanno dei problemi. E invece ci hanno chiesto, siccome voi entrambi siete podisti abbastanza evoluti, per podisti un po' più principianti, cosa suggerite? Guarda, assolutamente per i principianti quasi la spesa della scarpa deve essere la prima cosa. Alla fine atleti come noi che corrono da tanto tempo e fanno tanti chilometri, quindi cambiano tante scarpe, più o meno un'idea ce la siamo fatta. Mentre per un principiante secondo me è davvero fondamentale andare a prendere una scarpa giusta. E invece a livello di terreno, come facciamo a scegliere dove correre? Sì, ecco, i terreni fortunatamente abbiamo asfalto, piste bianche e la pista da provarle, quindi riusciamo sempre a provarle su tutti i terreni che in zona, quindi.
Alla fine facciamo il tapis roulant solo perché è più comodo per le riprese e per avere un confronto omogeneo. Sì, esatto, diciamo che la scarpa da tapiro, c'è qualcuna che usiamo anche per fare i lenti lavori, vanno bene sul tapiro, certe magari non le userei, tipo le Vapor, era una scarpa che io sul tapiro l'ho trovata abbastanza instabile, anzi. E però i video comunque li facciamo lì, anche se speriamo di poter ritornare in pista, per fare ulteriori video. Allora, diciamo che sì, mi piacciono fatti sul tapiro, comunque escono bene, però beh, la pista aveva il suo fascino, poi Max che correva di fianco era un'altra cosa. Adesso comunque con il Ronin S sarà ancora migliore il video. Che non conosco Running S. Vabbè, il nuovo gimbal che abbiamo preso durante. Ah, ecco. Ultima domanda, ci hanno chiesto se possiamo fare non soltanto un video della scarpa, ma anche le prime impressioni e ulteriormente un confronto con altre scarpe. Cosa ne pensi? Allora, sono d'accordissimo, anche io ero su quella linea d'onda. Comunque, è carino, secondo me, fare un video sulle prime impressioni della scarpa per dire come veste, come non veste, se è morbida, se è dura, e poi fare un video post 150-200 km dove effettivamente l'abbiamo utilizzata e possiamo tirare le conclusioni. Ad ogni modo promettiamo di testare la scarpa almeno 160 km, 100 miglia e poi comunque di fare un secondo video, un confronto. Sì, che fondamentalmente poi sono i chilometri che facciamo in una settimana, quindi non abbiamo problemi. Ciao, Va bene, grazie Andrea, ci vediamo alla prossima. alla prossima. Se siete giunti fino a qua, sicuramente vi sarà piaciuto il video, quindi apprezzerei veramente un like. Io comunque sono Massi e nei prossimi giorni vi parlerò ancora di scarpe, di tecnologia e di recensioni, di tutto quello che riguarda la corsa. Vi ringrazio ancora e ci vediamo alla prossima. Ciao!